ANSA Voice Stories, il racconto della settimana. Scompaiono e basta, improvvisamente, in maniera apparentemente inspiegabile. Accade a tanti, in Italia e nel mondo. Per troppi di loro non si sa proprio nulla. Come è successo a Paola Di Nolfi, giudice prima alla sezione fallimentare e poi a quella civile del Tribunale di Roma. Una storia cominciata ormai tanti anni fa, troppi, all'inizio del luglio del 1994 e non ancora conclusa. Perché di quel magistrato, persona mite, uomo dello Stato e dedito alla famiglia, da allora si sono perse le tracce. Scomparso, inghiottito nel nulla, come non dovrebbe accadere. Eppure è già successo. Successo al fisico Ettore Majorana, alla liceale Emanuele Orlandi e a due bimbe come Angela Celentano e Denise Pipitone. Ma anche a tanti altri ed altre, dei quali la cronaca fatica a ricordare i nomi o nemmeno li ha mai conosciuti. Per la giustizia italiana, il caso della scomparsa di Paola Di Nolfi, che all'epoca aveva 52 anni e oggi ne avrebbe, invito a dire la speranza, 79, è chiuso. Chiuso da due archiviazioni che hanno messo la parola fine alle indagini condotte dalla Procura di Perugia, che si occupa di tutte le vicende che coinvolgono i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma. Un caso che però non è chiuso per la famiglia. Perché non sapere cosa è successo è qualcosa che ti annienta, dice il figlio Lorenzo, avvocato, come la sorella Giovanna, che insieme alla madre Nicoletta Grimaldi non si sono mai arresi. Un lutto si elabora, ma questo è molto peggio, spiega ancora Lorenzo, e ribadisce. A questo punto non ci interessa nemmeno più sapere chi è stato a volere la scomparsa di mio padre, ma vogliamo ritrovare il suo corpo. Abbiamo diritto a una tomba sulla quale portare un fiore e poterlo piangere. Senza elementi nuovi, qualcosa su cui lavorare, la magistratura perugina non può però riaprire il caso. Ma chi è Paola Di Nolfi? Nella foto che accompagna le notizie che lo riguardano appare con il sorriso sobrio, come nel suo stile, i grandi occhiali dalle lenti quadrate e la montatura in tartaruga, una polo e la giacca appoggiata sulle spalle. La cronaca dice che Paola Di Nolfi la mattina del 2 luglio del 1994 esce di casa per recarsi al lavoro, come raccontano anche Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno nel libro La scomparsa di Adinolfi, edito da Castelvecchi, che ha riacceso un faro su questa vicenda. È l'anno dell'ascesa di Silvio Berlusconi, dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miriam Rovatin, ma anche dell'elezione di Nelson Mandela presidente del Sudafrica e dell'inaugurazione del tunnel sotto la Manica. Il 1994 è l'anno delle lacrime di Franco Baresi e Roberto Baggio, per i rigori sbagliati nel mondiale di calcio negli Stati Uniti, perso dall'Italia in finale contro il Brasile. Paola Di Nolfi da circa un mese ha chiesto e ottenuto il trasferimento alla quarta sezione civile della Corte d'Appello di Roma, dopo 10 anni alla fallimentare e quasi 4 alla seconda civile. A pranzo lo attende la moglie, ma lui a casa non tornerà più. Così scatta l'allarme e le ricerche condotte in prima battuta dalla squadra mobile di Roma, diretta da Rodolfo Ronconi, un poliziotto di lunga esperienza. La BMW di Adinolfi viene ritrovata nella zona del villaggio olimpico, dove era solito parcheggiare per poi prendere i mezzi pubblici e raggiungere casa della madre, dove ha una stanza di guida studio e quindi il lavoro. E proprio su un autobus lo vede un amico avvocato. È l'ultima volta che si ha un riferimento preciso del magistrato. In quei giorni di inizio luglio a Roma fa un caldo torrido e la prima ipotesi è un malore. Soffre infatti come tanti altri di pressione alta, ma le verifiche negli ospedali danno tutte esito negativo. Paola Di Nolfi non si trova, anche se a cercarla è un'intera sezione della squadra mobile con una trentina di uomini, le volanti del 113 unità a cavallo e quelle cinofile che setacciano la città distribuendo anche 400 fotografie. I social sono al di là da venire, nella speranza che qualcuno possa riconoscere. Ospedali, case di cure, ville e locali pubblici vengono controllati. Niente, l'unico flebile indizio sono due mazzi di chiavi, di casa e dell'auto, trovati nella cassetta della posta della madre, ai Parioli, ma poco servono. Alcune settimane e l'indagine sulla scomparsa di Nolfi passa a Perugia. Il fascicolo finisce nelle mani di Fausto Cardella, magistrato esperto che nella sua carriera ha seguito e seguirà tanti casi importanti. Ecco l'inizio dell'indagine e le parole dello stesso Fausto Cardella. Fu un'inchiesta nella quale ci buttammo con molta passione, anche perché sentimmo la moglie, ci appassionammo per così dire a un caso che oltre ad essere un caso giudiziario era prima di tutto un caso umano di un collega molto stimato. Tutte le piste investigative vengono prese in considerazione.
Si cerca nel passato lavorativo del giudice Rinolfi, nei casi dei quali si è occupato. Alcuni infatti coinvolgevano anche personaggi gravitanti nell'orbita della banda della Magliana. Ancora il dottor Cardella. L'inchiesta guardò a tutte le possibili piste e con l'ausilio di una forza di polizia di primaria importanza, qual era la squadra mobile di Roma in quel periodo, guidata da Rodolfo Ronconi. Intanto si susseguono le segnalazioni di chi pensa di averlo visto. Un cadavere nell'Agnene fa pensare a lui, ma quel corpo non è il suo. Come non è lui quando arriva una segnalazione dal Friuli. Anche le ricerche nel lago Trasimeno, scandagliate ai sommozzatori sulla base di alcune telefonate anonime, non portano elementi nuovi. E a nulla servono i 30 milioni di lire messi a disposizione dai suoi amici per chi dovesse fornire notizie utili a trovarlo, in vita o morto, specificano. Il magistrato sembra inghiottito da qualcosa di spiegabile e così tra il novembre del 1995 e il marzo del 96 la Procura di Perugia chiede e ottiene l'archiviazione del fascicolo, ritenendo probabile o almeno più probabile rispetto alle altre l'ipotesi che la scomparsa sia legata a un allontanamento volontario. A raccontare come ci si arrivò è lo stesso dottor Cardella. Prendemmo in considerazione tutte le ipotesi e poi alla fine, e a malincuore se così si può dire, dovetti concludere che non c'erano elementi. L'ultima traccia di Adinolfi aveva preso un autobus su una linea di Roma e qualcuno lo aveva visto e poi da quel momento si perdevano le sue tracce, non c'erano altri elementi. Allontanamento e incidente sono però possibilità nelle quali la famiglia non ha mai creduto e nelle quali non crede. La sua sparizione non può essere volontaria, magari lo fosse stato, ne sarei felice, ma non è così, continua a ripetere anche oggi il figlio. Passano pochi mesi dalla chiusura del fascicolo e uno spiraglio sembra riaprirsi. A far ripartire l'inchiesta sono le dichiarazioni di un faccendiere siciliano, secondo il quale il giudice sarebbe stato ucciso per questioni legate a presunti legami tra settori deviati del servizio civile e presunte società fantasma che operavano nella compravendita di immobili. Tira in ballo una presunta fonte, un ufficiale del Sismi trovato impiccato nel bagno della propria abitazione. La procura di Perugia ottiene dal GIP l'autorizzazione a ricominciare a indagare, prima con Fausto Cardella e Michele Renzo, poi con un altro sostituto esperto come Alessandro Cannevale. L'ipotesi questa volta è che Adinolfi possa essere stato vittima di un omicidio in qualche modo riconducibile ad ambienti romani. Anche questa volta però il fascicolo viene archiviato. Nella richiesta del PM si sottolinea tuttavia che se l'ipotesi di un delitto legato a vicende squisitamente personali non appare sorretta dalla benché minima evidenza di indagine, citiamo le parole usate all'epoca dal magistrato, non è difficile individuare moventi originati dall'attività d'ufficio del dottor Adinolfi. Può solo osservarsi che alcune fra le più delicate vicende delle quali ebbe a occuparsi coinvolgono persone e interessi economici ai quali rimanda gran parte della costellazione di vaghe notizie raccolte in tutti questi anni sulla scomparsa del magistrato. È l'agosto del 2003 e sono passati 9 anni dalla scomparsa. Ancora Fausto Cardella ripercorre questo passaggio. Ci furono le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che aprì una nuova possibilità. L'inchiesta avrei dovuto farla io, ma siccome temevo in qualche modo di essere condizionato dalla decisione che avevo già preso, o che sempre quel discorso che il magistrato deve apparire oltre che essere indipendente e che altri potesse pensare che magari ero già condizionato, pregai il collega Sandro Cannevale, l'ottimo collega, di occuparsene lui se lo voleva. E Sandro svolse tutte le indagini più accurate e più approfondite, anche in senso fisico approfondite, perché furono fatti degli scavi nel tentativo di ritrovare addirittura il corpo che secondo questo collaboratore poteva essere stato ucciso. E si arrivò anche lì a un'archiviazione. Tra le due archiviazioni c'è una leggera sfumatura di differenza. Io propendevo e tuttora propendo per una scomparsa volontaria o comunque per una scomparsa accidentale, diciamo così, mentre penso che Sandro prendesse in più seria considerazione l'ipotesi che il magistrato potesse essere stato eliminato
per la sua attività giurisdizionale, diciamo, per la sua attività, però, o comunque per fatti connessi alla sua attività. In effetti si era occupato di diverse questioni molto importanti, ma a parte questa differenza di sensazione, le conclusioni furono le medesime. Ma che fine ha fatto il giudice Paolo Adinolfi? Può una persona scomparire così? No, secondo i suoi cari. Anche perché sempre per il figlio Lorenzo le piste c'erano, sottolinea, come anche evidenziato proprio nella richiesta di archiviazione dell'agosto del 2003. Nella famiglia c'è poi amarezza perché, ritiene, la magistratura sembra essersi dimenticata di lui, del giudice Paolo Adinolfi. Ecco le parole del figlio Lorenzo. Mio padre era un uomo straordinario. E in questi anni abbiamo faticato a far conoscere la sua personalità, il suo carattere, ma tutti coloro che lo conoscevano erano d'accordo nel parlare di un uomo straordinario che aveva dedicato al suo lavoro ben oltre quello che gli era dovuto. Ha sempre affrontato la vita con onestà e con rettitudine, e questo ci porta ancora oggi ad attribuire al suo lavoro le ragioni principali della sua scomparsa. Come tanti altri suoi più famosi colleghi, papà è stato prima isolato e poi colpito. Tuttavia, ancora oggi, grazie alla sua straordinarietà, io non riesco a mollare la presa e continuo ad avere la speranza che ci sia ancora una strada da percorrere e una verità da raggiungere. La famiglia Adinolfi non smette di lottare, ma per far riaprire le indagini serve un elemento nuovo. Chissà parli, a questo punto chiediamo almeno una tomba sulla quale ricordare papà, è l'appello del figlio. Nella speranza che un elemento, un dettaglio, qualcosa non emerso in questi anni, ma soprattutto una nuova testimonianza, possano far ripartire le indagini sul caso Adinolfi. Ancora le parole del figlio Lorenzo. L'appello è per tutte quelle persone che sanno e non si sono mai fatte avanti fino ad oggi, affinché queste persone abbiano uno scrupolo di coscienza e ci dicano effettivamente una volta per tutte che cosa è successo. Perché un uomo così speciale non può essere dimenticato e non può svanire nel nulla. Un caso al centro del quale c'è comunque l'uomo, il magistrato Paolo Adinolfi. A ricordarlo un'ultima volta, integerrimo e rigoroso nel rispetto delle regole, è Fausto Cardella. Diciamo come mi è accaduto anche con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, lo stesso con Adinolfi, ho avuto la possibilità di conoscerlo, di conoscerli più da morti che da vivi, proprio in conseguenza delle indagini che sono state fatte. E Adinolfi non l'avevo mai incontrato, a differenza degli altri due in vita, e, però dalle testimonianze che ho raccolto, oltre che naturalmente da quelle dei suoi familiari, che ho rivisto anche di recente e che non se ne fanno una ragione, comprensibilmente. E se c'è una definizione che si può dare di quell'uomo, dell'idea che me ne sono fatto io leggendo e parlando di lui, è un magistrato integerrimo, cioè una persona per bene come cittadino, come uomo, come marito, come padre, come tutto, ma come magistrato proprio integerrimo, rigoroso nel rispetto delle regole, nel rispetto dei diritti altrui. E veramente oggi dovrebbe costituire un esempio al quale guardare, al quale rifarsi in una situazione che vede la magistratura nel momento più critico che credo che nella sua storia abbia attraversato. Figure come quelle di Paolo Adinolfi vanno ricordate per quello che erano, per quello che meritano di essere ricordate, ma soprattutto per quello che oggi ci possono insegnare e per la strada che ci possono tracciare, che dovremmo cercare di percorrere.